Il Potenza perde la sua prima stagionale in Coppa Italia ai rigori contro il Molfetta. I ragazzi di Mister Ragno sono stati raggiunti nel finale dal subentrato Don Vito, poi la lotteria dei rigori ha fatto il resto. Un'eliminazione inattesa, anche perché il Potenza ha mantenuto sempre il pallino del gioco, ma l'imprecisione è stata determinante. Bravi gli ospiti ad approfittare delle poche occasioni costruite. Potenza subito pericoloso in area su cross su punizione di Coccia, dove gli avanti non riescono a deviare la palla invitante in area. Poi arriva il palo colpito di testa da Siclari e nel finale la botta da fuori di Berardino di poco al lato. Nella ripresa i due allenatori passano alle sostituzioni. Il Molfetta si fa vedere timidamente dalle parti del giovane portiere Di Franco, poi Siclari manda un diagonale velenoso di pochissimo al lato. Partita che si sblocca al 28esimo su calcio di rigore di Guaita. Vantaggio del Potenza che non dura tantissimo. Siclari sbaglia la possibilità del 2-0 e al 31esimo Cesario sigla il pareggio per i pugliesi, lasciato solo in piena area. Risposta immediata del Potenza che al 38esimo si riprende il vantaggio con Schisciano, bravo ad approfittare della corta respinta del portiere su un tiro dalla distanza. La partita non è finita qui perché al 44esimo ancora un tiro dalla distanza di Tenneriello, una corta respinta di Di Franco e Don Vito irrompe per il 2-2. Finale del match deciso dall'errore e dal dischetto di Esposito che regala la qualificazione ai pugliesi. Il Potenza però dopo la gara ha presentato ricorso alla Lega per l'utilizzo irregolare di un giocatore del Molfetta. Finisce 6-7 per il Molfetta, ma il risultato quindi dovrà aspettare la decisione dei giudici sportivi.